Siamo a Settimo Torinese, in piazza Campidoglio. In questo complesso residenziale ci sono decine di appartamenti, attività, negozi. Siamo a poche decine di metri dal municipio di Settimo Torinese e sotto questa piazza, nei garage a disposizione dei residenti, c'è una storia che vi andiamo a raccontare, una storia drammatica di una persona che da 2 mesi vive in un garage con il suo gatto. Qua siamo a Settimo Torinese in un garage, che purtroppo è la mia, tra parentesi, abitazione. Sono disoccupato, comunque ho lavorato per parecchi anni nelle imprese di pulizie, aiuto a fare decorazioni. E sono più di 2 mesi che sono qua adesso, perché sono stato sfrattato e niente, non riesco a trovare niente. Quello che c'è è anche caro, perché io pagherei anche una camera di cucina, però non c'è modo qui a Settimo. E qualche amico c'è che mi aiuta ogni tanto, però anche loro hanno famiglia, non è che possono, mi fanno fare una doccia o qualcosa, ma non è questa la vita. Sono da solo con la mia gattina che adesso c'è, eccola lì, vedi piano piano. Niente, io la mia gattina. Quanto tempo hai la tua gattina? Sono quasi un anno che ce l'ho. C'è qualcuno che ti assiste? Sì, vabbè, sì, assistenti sociali, però anche loro però purtroppo non possono fare niente perché diciamo l'oggi non ce n'è, mi avrebbero dato il fenoglio, ma il fenoglio la gatta non la fanno entrare, per cui... Come si chiama tua gattina? Stella. Vuol dire che Stella non può venire? Non può venire, no, io non la posso lasciare da sola. E quindi che cosa dovresti fare? Dovresti lasciarla per strada? No, non la lascio assolutamente, sì, vorrebbero magari così, però no. Non si può lasciare, fa parte di me, la mia vita. Quindi tu cerchi la possibilità di vivere in un alloggio con Stella? Certo. La soluzione è un alloggetto e un lavorino, vabbè, però magari quello poi, diciamo che più che altro anche la sistemazione dove devo dormire, lavarmi, cucinarmi un piatto di pasta e qualcosa. Come fai a mangiare qua? Mangio panini, mangio toast, come faccio a mangiare? Non è che... Non c'è niente qui per poter mangiare, per cui mi porto panini, patatine, qualcosa. E la questione, vabbè, la sanno i servizi sociali, la sa il CERT, che mi sta seguendo anche il CERT. Diciamo che un po' tutti lo sanno ormai anche a Settimo, però... In comune hai trovato qualcuno che... Ma in comune mi hanno proposto appunto sto fenoglio, ma io ho detto che avevo il gatto, poi dovrei fare l'ISE, insomma, non è che mi fanno entrare anche così facilmente anche lì. Per cui... Non è niente di semplice. Vivere in un garage? È scandaloso, è pietoso. Specialmente a me che sono un trapiantato fegato, per cui cioè, io ho bisogno anche di cure. E la schiena qua si rompe più di quello che ce l'ho rotta. Non si dorme bene, assolutamente. Come dormi? Io metto uno straccio per terra e dormo, una coperta, lo devo fare. Vivere in un garage ti ha comportato, diciamo, prima dei problemi anche con i vicini di casa? Infatti qui, vabbè, sanno che dormo qua, appunto, non vogliono, infatti sono già anche arrivati i carabinieri, comunque sono stati gentili, bravi, non è quello. Hanno capito la situazione, niente, però purtroppo io cosa faccio? Dove vado? Per strada non ci posso andare. L'appello qual è? Che se qualcuno mi può aiutare pagando, anche una camera e cucina, noi pagare paghiamo, non è che non paghiamo, noi vogliamo pagare, non vogliamo niente regalato, se qualcuno mi può dare una mano lo apprezzerei volentieri.